Ciao a tutti, in questo video voglio parlare del Dharma. Questo video per rispondere a Loredana che mi segue su YouTube. Allora, che cos'è il Dharma? Il Dharma è il sentiero, è l'insegnamento. Dharma significa verità. È un percorso che tutti noi possiamo fare e in fondo a questo sentiero c'è l'illuminazione. Illuminazione cosa significa? Significa sviluppare al massimo le nostre potenzialità e queste potenzialità sono fondamentalmente l'amore per se stessi, l'amore per gli altri e una corretta visione della realtà. Questi sono i tre pilastri, i tre fulcri dove dovrebbe portare il sentiero del Dharma. Ovviamente questo sentiero può essere percorso in modi diversi, in tempi diversi. Addirittura in vite diverse, perché spesso servono addirittura tantissime vite per riuscire ad arrivare a sviluppare questo, anche se dagli insegnamenti del Buddha traspare che si può anche in una vita raggiungere l'illuminazione, anche in una vita è possibile partendo anche da livelli molto bassi, magari neanche da un regno umano, ma da un regno animale, arrivare a raggiungere l'illuminazione. Ci sono delle, potremmo dire, delle attitudini che bisognerebbe mettere in atto per seguire questo, per seguire il Dharma, per seguire questo sentiero. Queste attitudini sono, il buddismo le rappresenta come otto raggi, e queste attitudini sono una corretta visione, che vuol dire avere una percezione, ad esempio, degli insegnamenti fondamentali, delle quattro nobili verità, del fatto di sapere che esiste la sofferenza, i vari tipi di sofferenza, sofferenza fisica, sofferenza mentale, che la sofferenza ha un'origine, che quest'origine, diciamo, è legata magari neanche a questa vita, ma è legata ai veleni mentali fondamentalmente, che sono l'egoismo fondamentalmente. La sofferenza però può essere eliminata e al di là della sofferenza esiste il piacere, esiste l'illuminazione. Queste avere, diciamo, ovviamente comprendere in profondità questo vuol dire avere una retta visione. E dopodiché serve anche una retta intenzione, cioè la volontà, l'intenzione, la motivazione a percorrere questo pensiero, questo sentiero. Perché l'intenzione è l'energia che noi dobbiamo mettere nel sentiero, fondamentalmente, nel Dharma. E poi ci sono, vabbè, c'è la retta parola, appunto, comunicare sia con gli altri che con se stessi in modo coerente, senza distorsioni. La retta azione, agire. La retta azione significa non agire spinti dall'egoismo. Ma la spinta dovrebbe essere il beneficio di tutti gli esseri senzienti, quindi amare se stessi, amare gli altri. Infatti poi c'è la retta sussistenza, ha proprio l'amore per se stessi, ma l'amore anche per gli altri, il retto sforzo, quindi la via graduale dell'illuminazione prevede piccoli passi. Non prevede uno sforzo eccessivo che poi magari si resta senza energie, ma prevede uno sforzo continuo che dura nel tempo e che ci permette di arrivare alla fine, insomma, fino all'illuminazione. Una retta presenza, una presenza mentale sempre concentrata su quello, in modo tale che la nostra mente non si disperda. Abbia questo come obiettivo principale. Infatti, poi c'è una retta concentrazione, la capacità di mantenere la concentrazione finalizzata sul nostro obiettivo. Questo è l'essenza del Dharma. Quindi Dharma significa insegnamento. Quindi insegnare il Dharma cosa significa? Significa dare degli strumenti, indicare qual è il sentiero.
Poi è ovvio che nessuno può percorrere il sentiero al posto tuo, neanche Buddha ti può dare l'illuminazione, nessuna divinità ti può dare l'illuminazione. Devi trovarla tu. Ti si può indicare la strada, ma poi la percorrenza è personale. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!